con i partecipanti al raduno estivo escursionistico dei dopolavoristi dell'Italia meridionale sulla Sila, presenziato in rappresentanza del segretario del partito, dal direttore generale dell'Opera Nazionale Dopolavoro, che accompagnato dall'ispettore Mancini, dal prefetto, dal federale di Cosenza e dalle altre autorità, ha reso omaggio al monumento del quadrumviro Michele Bianchi, che fu il primo valorizzatore di questi luoghi che sono fra i più pittoreschi d'Italia.